Allora ragazzi, primo passo per viaggiare dal Brasile all'Italia è fare il tampone RT-PCR. Sono qua alla farmacia 24 ore, dove qua dietro fanno il tampone RT-PCR. Qui siamo all'aeroporto di Fortaleza, abbiamo fatto il check-in, ci hanno controllato i documenti, il test del Covid, stiamo aspettando di imbarcarci, primo scalo per San Paolo. Allora ragazzi, per completare il video della procedura per viaggiare Brasile-Italia, siamo qui all'aeroporto di Guarulhos, San Paolo. Praticamente quello che chiedono è tutto quello che già si sapeva, non c'è niente di particolare, nessun allarmismo strano. Praticamente bisogna avere l'RT-PCR che testa negativo. Dopodiché bisogna compilare quel formulario che si trova su internet, quello del governo italiano, dove appunto si mettono i dati personali, indirizzo, insomma si dichiara dove eventualmente si farà questa quarantena una volta in Italia. Punto. Abbiamo già fatto il check-in, tutto regolare, nessun problema strano. Che dire, vabbè, unico intoppo è che praticamente avevamo preso dei voli Air France, però una volta qui a San Paolo abbiamo scoperto che i voli Air France li hanno cancellati
e ci hanno spostato su dei voli KLM, quindi invece di fare San Paolo-Parigi, Parigi-Milano, faremo San Paolo-Amsterdam, Amsterdam-Milano. Niente ragazzi, ripeto, procedura per viaggiare dal Brasile all'Italia è semplicemente da fare quello che c'è da fare senza sorprese e senza allarmismi, ok? Ci sentiamo alla prossima, ciao! Allora ragazzi, dopo una lunga odissea siamo appena arrivati a Linate, Milano Linate, abbiamo ritirato il bagaglio e adesso si va a casa. E adesso si va a casa.